Ciao ragazzi. Ciao. Oggi altro ospite eccezionale, Gianfranco Preverino, quindi ciao. Come di rito grazie per grazie essere venuto. E come sempre, prima di parlare di cose legate alla magia, la prima domanda è come Gianfranco Preverino si è avvicinato al mondo della magia, come è diventato quello che è oggi. Bella domanda. Grazie. Ma, diciamo che è stata una delle mie prime passioni fin dall'inizio, assieme alla musica. Mm-hmm. Musica e magia mi hanno sempre appassionato. Avevo tutte le scatole di Silva, tutte, che poi ho regalato tutte, questa è una cosa che mi soffre. Che, perché dopo aver ascoltato i Beatles ho deciso che dovevo suonare la chitarra e la quindi l'hai accantonata? Sì, mi è rimasta solo la passione per le carte, perché già allora era la cosa che mi piaceva di più. La magia con le carte da gioco. E poi, dopo aver passato un periodo in cui sono stato anche dilettante, però non professionista, giocatore di poker, poi sono diventato un professionista come chitarrista e cantante nei locali notturni. E poi ho ricominciato a fare magia dopo aver visto Aurelio Paviato in TV. Ho scoperto che esisteva la micromagia. Ho capito. E poi adesso sei molto conosciuto, ovviamente come prestigiatore, ma come esperto tutto ciò che riguarda il mondo dei bari. Perché dico tutto ciò? Sia esperto dal punto di vista delle tecniche impiegate dai giocatori di vantaggio e anche la storia dei bari. Come invece ti sei avvicinato a questa sfaccettatura dell'arte magica? Come ti è nata questa passione? Leggendo tanti libri, all'inizio leggi di tutto, no? Perché va bene tutto. Io ogni tanto rileggo i primi libri che avevo studiato quando avevo cominciato e li commento i libri di fianco, a matita, e scrivo anche quando l'ho letto. Era tutto bello all'inizio. Per me era tutto nuovo. Rileggendo oggi tante cose, ma non è poi proprio così bello come mi sembrava. E quindi all'inizio giustamente si è affamati di sapere e si legge ogni cosa e ovviamente quando trovavo una dimostrazione di gambling, di gioco d'azzardo, mi accorgevo che proprio mi interessava, era la prima cosa che andavo a leggere sempre, era proprio una passione che avevo. Ma fin da ragazzo mi ha sempre affascinato tutto questo. E allora a un certo punto, quando si è trattato di farsi una domanda, cioè qual è il tuo stile? Io non sono dell'idea che bisogna cercare il proprio personaggio, o almeno il proprio personaggio nel senso bisogna cercare quello che noi rappresentiamo, sì, ma non bisogna interpretare un personaggio, cioè bisogna essere noi stessi. Certo. Chiaro che però è come la caricatura, cioè la caricatura cosa fai? Sei tu, dove però sono accentuate di più alcuni aspetti di te, no? Lo stesso anche quando si lavora in teatro, sai che sei in scena, devi enfatizzare di più alcune cose affinché arrivino. Sì. Quindi quello che bisogna cercare, secondo me, è il proprio stile, il proprio modo di fare, la propria persona e accentuarla. Ho detto, a me piace questo. Ho anche un passato, anche se non sotto aspetti gravissimi da quel punto di vista, ho detto portiamolo in scena, sono io. Certo. Cosa c'è di più facile di portare in scena se stessi, no? Giusto. E quindi lì ho cominciato a fare i primi spettacoli con dimostrazioni di gambling e ho cominciato a scrivere Il Re dei Bari, perché in tutti questi anni in cui catalogavo sempre questo tipo di gioco, ho deciso di che mancava, cioè no, non ho deciso, mi sono accorto, certo, che mancava una sorta di trattato su questo argomento, cioè ci sono tantissime cose pubblicate, però mancava ad esempio un trattato che dicesse anche solo cos'è una dimostrazione di gioco d'azzardo, detto in una frase, sì, no? Sì, una, sì, una definizione. Certo. E quindi ho fatto questa raccolta. Quando l'ho cominciata non sapevo che sarebbe diventato un tomo come quello e ho scartato un sacco di cose, perché immagino. Poi ho scartato anche un sacco di doppioni che c'erano altrettanto belli, in alcuni momenti ho dovuto proprio fare delle scelte sofferte, certo. E lì è uscito il libro. Poi mi sono accorto che mancava anche un testo che spiegasse i reali metodi dei bari, reali, veri o presunti.
Mi spiego meglio. Tra i metodi dei Bari raccontati sia nei DVD sia nei video ci sono delle cose che io non ho mai capito se vengono fatte veramente. Ok. Però ho deciso di inserirle lo stesso perché sennò sembrava che il libro fosse lacunoso. Sì. Ma io ad esempio ho dei forti dubbi non solo sul Center Deal, che quello è un dubbio che hanno tutti, però nessuno può dire no, il Center Deal non si fa. Certo. No. A parte il Center Deal c'è una tecnica che io non ho mai usato, ma uno può dire sì, ma tu non l'hai fatto a livelli professionistici, ma anche i professionisti ho conosciuto, ed è il falso taglio. Io non ho mai capito se il falso taglio si fa o no. Ma dai. Vi spiego meglio. Se tu sei il mazziere, sì, e mi dai da tagliare e io faccio un falso taglio, vuol dire che io e te siamo compari. Esatto. Ma allora è molto meglio se mi dai l'injog e io taglio nel punto, segno dove e non c'è niente di falso che possa, no, che possa essere beccato nel momento in cui sì, lo fai. Sì, 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 no? Assolutamente. Se io mescolo le carte e devo darlo al compagno, sempre al tavolo da gioco si fa questo. Non lo si dà mai davanti a colui che deve tagliare, perché è come se fosse una sorta di prossemica da tavolo da gioco. Ok. Per cui io il mazzo, diciamo. Esatto, io il mazzo lo do a metà strada tra te e me, nel senso te lo porgo da tagliare ma non ne perdo il controllo. Se uno che sta per fare un falso taglio, tu mi porgi il mazzo così e io lo prendo così, io sto attirando l'attenzione, perché certo. La gente dice come fa? Perché si prende il mazzo di te? Cioè ha bisogno di due mani per alzare metà mazzo? Infatti, cioè, non ha senso, cioè, viene proprio da fare. Non ha proprio senso. Io ripeto, dalle situazioni di reale gioco di poker, un mazzo messo lì per tagliare e se tu fai così attira l'attenzione e non lo so, Poi, però ripeto, questa non è una regola fissa, cioè io credo che una cosa che sia sbagliata sia uniformare il mondo in base alle proprie esperienze. Certo. Noi non sappiamo cosa possiamo, dal mio punto di vista, dalla mia filosofia di gioco e da quello che ho visto, questa azione non è stona, cioè si finisce proprio da quella, naturale, che è da quella che è la prassi, la dinamica, la prassi del, e poi ripeto, e se, poi una mano, se chi ti fa un falso taglio è un compare, esatto, è molto più perché deve fare una mossa falsa quando può semplicemente tagliare a un injog. Io dico l'injog, si potrebbe essere anche il crimp, sì, ma sì, è sempre meglio l'injog, perché l'injog si applica a tutti i tipi di carte. Ad esempio, certo, io a mio tempo usavamo l'injog perché noi queste carte qua non c'erano, cioè si usavano le dal negro, le modiano, che sono dei cartoncini plastificati che se tu fai un crimp, se ti viene, ti fa comunque uno spazio alto così, perché la piega rimane giù. Invece l'injog è l'unico modo per segnare un punto del taglio che funziona con ogni tipo di carta.